Buonasera agli amici di Allianz e benvenuti a Palazzo Strozzi da Arturo Galanzino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi. Siamo una fondazione pubblico-privata, ci occupiamo di mostre e a Firenze siamo i leader per quanto riguarda le esposizioni, le mostre. Spaziamo dall'antico al moderno al contemporaneo e devo dire che in questi ultimi anni ci siamo dati molto da fare in quest'ultimo campo, come potrete vedere dal video che chiedo alla regia di mandare. Ben ritrovati, spero abbiate apprezzato questo breve viaggio all'interno delle nostre mostre recenti e do ora la parola a Emanuele Vizzini. Buonasera a tutti e bentornati al nostro appuntamento con Allianz Grand Tour. Io sono Emanuele Vizzini, molti di voi mi conoscono, sono il direttore generale di Investitori SGR, una delle società del gruppo Allianz che si occupa di investimenti. Dopo di me parlerà il collega Michele Scolletta di Allianz Global Investors. Comunque tutta la grande famiglia Allianz oggi è lieta di accogliere amici, clienti e ospiti in questo giro virtuale nella location di Palazzo Strozzi. Lo avete già intuito dalle parole che mi hanno preceduto del direttore dottor Galanzino. Sarà una visita estremamente interessante in un luogo che noi abbiamo già frequentato in passato in modalità diretta. Ci auguriamo anche che il 2021 possa magari rappresentare nella sua parte finale anche il momento per tornare a frequentarci direttamente in sicurezza e naturalmente a godere anche di queste visite senza più la mediazione di uno schermo. Per parte mia, buona continuazione di visita e ci risentiremo più tardi per commenti e per altre osservazioni legate proprio a questa esperienza di oggi. A più tardi. Caro Emanuele, grazie. Buonasera a te, buonasera alle signore e ai signori che ci accompagneranno questa sera all'interno del Palazzo Strozzi a Firenze. Una visita guidata presso uno dei luoghi più interessanti della capitale della cultura italiana. Palazzo Strozzi, tra l'altro, a me è molto caro in quanto rappresenta uno dei primi luoghi che ho visitato da studente universitario e ricordo bene, era più o meno questo periodo, mi recai a visitare la mostra del giocattolo d'epoca, attratto da una locomotiva a vapore che era esposta nella piazza in cui si trova appunto il palazzo. Ecco, per capire che anno fosse, basta dare uno sguardo su internet e cercare mostra del giocattolo d'epoca a Palazzo Strozzi. Ma su internet, oltre a cercare questo, potete cercare Allianz Experience, che oltre a essere una serie di attività organizzate per i nostri clienti nel mondo Allianz, per le agenti, gli agenti, i consulenti finanziari di Allianz Banca, bene, Allianz Experience è anche il canale YouTube, all'interno del quale potete trovare tutti gli eventi finora svolti e messi a vostra disposizione. Se non avete ancora avuto modo di entrare e visitare ciò che abbiamo messo a vostra disposizione, è il momento di farlo. Vi assicuro che rimarrete sorpresi dalla quantità e dalla qualità delle attività che Allianz mette a disposizione di tutti i propri clienti. Un caro saluto a tutti, auguro un buon proseguimento di serata e passo la parola alla dottoressa Ludovica Sebregondi. Buona serata a tutti.
Grazie della parola a Michele Scolletta. E qui ci troviamo nel museino di Palazzo Strozzi, che riunisce alcune delle opere che sono assolutamente emblematiche della sua storia. Così abbiamo un ritratto di Filippo Strozzi, che unisce insieme colui che è stato il costruttore del palazzo e Ai Weiwei, un artista cinese, l'artista cinese contemporaneo, che a Filippo Strozzi ha dedicato quest'opera in Lego. Di solito Ai Weiwei realizza ritratti di dissidenti contemporanei. Quando è stato a Palazzo Strozzi ha deciso di dedicare l'opera a un dissidente fiorentino e dunque del passato. E Filippo Strozzi è assolutamente un grande dissidente di quella che è stata la storia fiorentina. Tutta la famiglia Strozzi in realtà lo era, perché Filippo apparteneva a una famiglia che era contraria ai Medici. E Filippo è stato in esilio da quando aveva poco più di 12 anni, per ben 25 anni è stato a Napoli. Quando è riuscito a ritornare nel 1466, aveva 38 anni e a quel punto decide appunto di costruire un palazzo, di costruire questo edificio che doveva diventare un simbolo, anche un simbolo del fatto di essere riuscito a tornare in città e essere riuscito a tornare ricchissimo. Era un ricchissimo mercante banchiere. E quindi quando inizia a trovare e a reperire quello che era lo spazio, il terreno per poter costruire il suo palazzo. Questa era una zona di influenza della famiglia Strozzi e se pensate ci sono accanto anche un palazzo che si chiama Lo Strozzino, quindi era proprio zona di influenza della famiglia. Questa famiglia, che veniva probabilmente dal contado, tanto che le tre lune che fanno parte del simbolo si vedono anche all'interno dei peducci, all'interno di questi elementi di pietra. Le tre lune, appunto, o sono lune crescenti che stanno a indicare la fortuna della famiglia, ma potrebbero essere anche semplicemente i gioghi dei buoi di questa famiglia che era di origine appunto rurale. Se lo stemma degli Strozzi mostra appunto le Strozzi o le lune, quello che sono gli emblemi di Filippo sono invece quest'aquila che si strappa le penne, e dall'altro lato abbiamo invece un'altra immagine sempre sul peduccio in cui c'è un agnello seduto con la scritta Miti Sesto, quindi sarai mite. Si tratta in tutti e due i casi di un invito alla resilienza, che è stata proprio la resilienza quella che ha permesso a Filippo di tornare a Firenze. Quando poi pensa di costruire il suo palazzo, chiede un modellino. E il modellino richiesto ne sappiamo che ce ne sono stati due. Uno a Benedetto da Maiano, l'altro chiesto a Giuliano da San Gallo, e ne è rimasto uno solo. Siamo qui davanti e questo è un'opera straordinariamente importante perché è l'unico modellino di un palazzo rinascimentale privato che si è giunto sino a noi e aveva lo scopo di far vedere al committente un palazzo, co come sarebbe stato, molto meglio di un semplice disegno. E questo grande modellino appunto di legno ci dà l'idea di che impresa avesse iniziato Filippo. A questo punto chiedo l'aiuto della regia di mostrare un documento autografo di Filippo Strozzi, che per scegliere il giorno in cui gettare la prima pietra chiede un consiglio a un astrologo che stabilisce il momento migliore, il 6 agosto del 1489, sotto il segno del Leone, un momento che avrebbe dovuto dare fortuna a tutta la famiglia e anche a questo edificio. Abbiamo visto qui questo straordinario modellino. Andiamo invece a vedere quello che è il palazzo vero e proprio e anche il suo bellissimo cortile che rappresenta la grande novità di quelli che sono i palazzi fiorentini. E di Palazzo Strozzi in particolare.
Il cortile era il luogo centrale, era il luogo in cui si viveva a pian terreno durante l'estate perché era fresco, il primo piano con tutti i suoi saloni, il piano nobile, e poi durante la buona stagione si poteva stare nel loggiato, si potevano godere anche il sole. Qui sotto c'è poca luce, quindi è fresco sempre, appunto, durante le calde estate fiorentine. E questo è una grande novità dei palazzi fiorentini, perché prima le case che venivano utilizzate al pian terreno venivano utilizzate così anche per il lavoro, invece questo è un simbolo assolutamente della potenza e del potere di una famiglia, e Filippo Strozzi a questo teneva moltissimo. La costruzione andò avanti per molto tempo. Filippo aveva tre figli e da lì sono cominciati i problemi, perché aveva diviso, è tutto simmetrico Palazzo Strozzi, e aveva pensato di dividerlo in due, ma i figli a un certo punto erano tre e quindi è cominciata la costruzione con una certa difficoltà, anche perché la zona che dà verso via Tornabuoni è andata ad un figlio, le zone verso qui, verso Palazzo Strozzi, ad altri due. È successo che il ramo della famiglia che verso via Tornabuoni ha avuto delle difficoltà, si sono messi anche contro le nuove generazioni dei Medici, e quindi è stato finito prima la parte verso Piazza Strozzi. E quindi qui lo vediamo ultimato, e anche su il grande cornicione, sempre del cronaca, ultimato, finito, con quegli splendidi rosoni così dettagliati. Qui, da questo lato, vediamo anche in particolare quelli che sono i ferri che sono stati realizzati dal Caparra, o le grandi luminarie, le angoliere, agli angoli si vedono le luci. Oggi le vediamo vuote, ma un tempo all'interno c'erano dei tessuti riempiti di materiali che si poteva infiammare, e dunque durante la notte, durante le feste, venivano accesi. E qui vediamo anche quelle che sono le caratteristiche. Palazzo, certo, ma il palazzo era aperto alla città. E vediamo come le persone, oggi ancora le persone, si siedono sulla panca da via. Perché? Perché invita a sedersi, è un luogo di ritrovo, un luogo di socializzazione, ancora oggi. E quindi questo palazzo ha una connotazione anche duplice. Se vediamo, e chiedo ancora l'aiuto della regia per vedere come fosse nell'Ottocento, questa non era Piazza Strozzi, questa era Piazza delle Cipolle, perché qui c'era un mercato di appunto di ortaggi. Lo vediamo in questa immagine, quella che appunto siamo riusciti a far vedere grazie alla regia, di un'immagine che ci dà l'idea di come fosse vissuto questo spazio davanti al palazzo. E a questo punto sento che dalla regia mi è arrivato un messaggio, una richiesta da parte di un ascoltatore, Marco da Carrara, che domanda appunto fino a quando il palazzo è stato proprietà della famiglia. E questo è successo fino al 1937, quando l'ultimo discendente maschio, non avendo eredi, si è sentito di vendere questo palazzo. Il palazzo era ormai in parte infatiscente, ma ancora nel 1900, e ancora chiedo l'aiuto alla regia, perché c'è un'immagine bellissima, una fotografia del cortile con l'ultimo degli Strozzi, Piero Strozzi, su una macchina, una delle prime di Firenze, e che ci dà l'idea di un contesto privato, un signore che può parcheggiare la sua macchina all'interno del cortile. Mi dicono dalla regia che c'è una domanda di Emanuele Vizzini, chiedo di mandarla in onda. Eccoci di nuovo insieme, abbiamo avuto occasione con la sapiente guida della dottoressa Sebregondi di conoscere la storia di questo palazzo con i suoi intrecci con il Rinascimento, la cultura, il costume fiorentino dell'epoca, ma direi non soltanto fiorentino,
ma italiano più in generale, e già mi viene qualche quesito, qualche curiosità da soddisfare relativamente al palazzo, soprattutto in relazione al modello che abbiamo visto. Viene da chiedere se il modello in qualche modo nella costruzione, nella realizzazione poi reale del palazzo sia stato effettivamente rispettato in toto o quanto di quel modello in realtà sia stato realizzato concretamente. Una domanda che ci permette di confrontare quello che è stato il modellino che noi abbiamo visto e poi il Palazzo Strozzi, come è stato fatto. In realtà è leggermente diverso, ma la differenza principale è l'altezza. Palazzo Strozzi è più alto di 3 metri, tanto che è uno dei più alti palazzi della città, 9 metri più di Palazzo Medici, e questo ci tenevano moltissimo. E anche perché ha voluto il primo piano che noi vediamo lassù più alto, perché non ha voluto un soffitto a cassettoni, ma ha voluto invece un soffitto con le volte, dunque doveva essere più alto. E questo è stato il motivo per cui Palazzo Strozzi ha appunto la differenza fra quello che era il modellino e poi Palazzo Strozzi come oggi. Amici di Allianz, a questo punto passo la parola ad Arturo Galanzino, che prima di andare in diretta con l'aiuto della regia ci racconta la suggestiva mostra di Tomas Saraceno che si è conclusa pochi mesi fa. La mostra Thomas Saraceno Aria ci parla di uno dei temi più importanti di oggi, quello dei cambiamenti climatici e dei problemi ambientali, invitandoci ad entrare in una nuova era geologica chiamata Areocene. Tutta la mostra è connessa dall'aria, dall'atmosfera. Ci muoviamo in questo oceano d'aria e la nostra presenza, i nostri movimenti, i nostri respiri condizionano tutte le installazioni presenti in mostra. Grandi protagonisti sono i ragni e le ragnatele, che sono dei veri e propri strumenti di lavoro per Thomas Saraceno. Quando voi entrerete alla mostra, ci sono alcune sale che potrete vedere e ci sono sale che non vedete niente, perché la mostra lavora non solo sullo visuale, no? Sulle arti visive, ma cercare di percepire il mondo con altre forme di percezione, no? I ragni percepiscono il mondo, quelli che tessono le ragnatele non vedono il mondo, lo sentono in un'altra forma, con delle vibrazioni che sono molto più basse di quelle che noi sentiamo. Grazie Ludovica per il tuo intervento. Ecco, siamo di nuovo nel cortile di Palazzo Strozzi e alle mie spalle potete vedere la grande installazione Site Specific progettata dall'artista italiana Marinella Senatore per Palazzo Strozzi. Il titolo di questa installazione è We Rise by Lifting Others, ovvero Ci eleviamo sollevando gli altri. È un progetto che nasce in un momento speciale, particolare, anche tragico come questo, in cui i musei sono stati chiusi per molti mesi e in questo modo Palazzo Strozzi ha voluto riattivare la sua funzione di piazza, di spazio sociale. Come potete vedere, questa installazione si ispira alle luminarie della tradizione popolare dell'Italia meridionale. Pensate che Marinella ha appunto fatto lavorare degli artigiani pugliesi su questa installazione. È un'installazione che vuole dialogare in una sorta di cortocircuito estetico con il cortile rinascimentale di Palazzo Strozzi, quindi mischiando la cultura alta del Rinascimento con la cultura bassa, quindi la cultura popolare, quella legata appunto alle feste del patrono che animano spesso le nostre estati. E quindi in questo modo Marinella ha voluto creare nel cortile di Palazzo Strozzi una sorta di piazza immaginaria, immaginata, da cui ripartire con un concetto di socialità, con un concetto di ritrovarsi insieme.
quindi un monumento effimero che Marinella dedica a tutto il nostro pubblico. Devo dire che sta avendo un grande successo, perché in una Firenze così resa quasi deserta dal lockdown e dalla pandemia in corso, molte sono state le persone che sono venute e hanno poi condiviso, soprattutto attraverso i social media, queste immagini e queste frasi di empowerment, no? Che spingono il pubblico a confrontarsi con dei valori importanti oggi, valori di partecipazione, di condivisione e di solidarietà. Ma chi meglio dell'artista Marinella Senatore potrà spiegarci il senso di questa installazione? Quindi chiedo alla regia di mandare un breve contributo, dove vedremo Marinella che ci parlerà un po' del suo lavoro. L'installazione We Rise by Lifting Others è parte di un progetto che abbiamo pensato insieme ad Arturo Galanzino, il direttore della Fondazione Palazzo Strozzi. È una sorta di attivatore di energia e riflette su una serie di temi che in questo momento sono messi fortemente in discussione, quali appunto la comunità, l'aggregazione, il concetto di assemblea, quello che può accadere in un momento storico dove tutti questi temi vengono ridefiniti e verranno sempre più messi in discussione, probabilmente ridisegnati. Quello che questo grande oggetto punta ad essere è una sorta di catalizzatore di energia o di attivatore di processi di empowering attraverso anche i testi che sono inseriti in una struttura che è una luminaria che procede dalla tradizione delle luminarie del Sud Italia, ma in realtà ha anche delle decorazioni che sono tipiche di architetture che possiamo ritrovare anche qui a Firenze. E partendo da Breathe, You Are Enough, We Rise by Lifting Others, e la bellissima quote di citazione di Bauman, The World Community Feels Good, questi testi attiveranno a loro volta una serie di azioni e di workshop online che una centinaia di persone faranno insieme a miei collaboratori, lavorando sul corpo, e a loro volta genereranno dei contenuti che poi verranno diffusi a tutto il pubblico. Ancora una volta, persone che attivano altre persone, anche in questo modo si possono generare nuove comunità. Marinella ci ha parlato di interazione, quindi ci ha fatto capire come questa grande installazione nel cortile sia soltanto l'inizio di tutto un processo partecipativo che si è sviluppato online attraverso dei workshop, delle attività digitali. Quindi lascio la parola ad Alessio Bertini nel nostro Dipartimento Educativo per spiegarci queste attività. Grazie Arturo di avermi dato la parola e sono qui io per raccontarvi cosa abbiamo fatto insieme a Marinella Senatore all'interno di un programma di attività dedicate al coinvolgimento delle persone in un'azione di natura coreografica coordinata dall'artista insieme a una coppia di sue collaboratrici, Nandan Molinaro ed Elisa Zucchetti del collettivo ESPS. In occasione dell'intervento di Marinella Senatore qui a Palazzo Strozzi, We Rise by Lifting Others, l'artista ha proposto al pubblico di Palazzo Strozzi una serie di attività basate sull'uso del corpo, sul coinvolgimento delle persone e anche sulla possibilità, attraverso un'azione collettiva, di creare una relazione di scambio orizzontale. Questo tipo di iniziative fanno parte del lavoro dell'artista già da molti anni. Marinella Senatore ha creato la School of Narrative Dance, una modalità di coinvolgimento delle persone attraverso l'uso del corpo e il movimento coreografico.
Nel caso di Firenze, quindi, le attività si sono svolte a distanza. Ognuno dalla propria casa si è collegato utilizzando questa piattaforma digitale e ha seguito le indicazioni delle coreografe partecipando attraverso il movimento del proprio corpo a un'esperienza che era orizzontale, cioè aperta a tutti, a tanti tipi di persone diverse che hanno deciso di aderire, raccontandosi attraverso il proprio corpo. Ora, dovreste essere stati in grado di vedere alcune di queste immagini che la regia ha passato mentre stavo parlando, però adesso vorrei lanciare un video che, diciamo, si commenta un po' da solo, perché questo video è uno dei risultati di tutti questi laboratori. Vi sto parlando di 150 persone che non hanno partecipato contemporaneamente, ma erano suddivisi in gruppi, in diversi gruppi di lavoro che hanno partecipato a più appuntamenti, quindi un lavoro piuttosto lungo si è svolto grazie al coordinamento di Marinella Senatore e delle due coreografe. Se la regia mi manda uno di questi video e poi dopo passiamo magari a qualche domanda. Con questo esercizio coreografico possiamo dare al nostro nome una nuova forma. Date un ritmo pronunciando il vostro nome e associateci dei movimenti. Dopo quanto abbiamo visto, cresce sempre di più il desiderio di potersi recare fisicamente a visitare i luoghi della cultura italiana come il Palazzo Strozzi. Avrei una curiosità, vorrei sapere come avete fatto a realizzare attività di partecipazione che sono basate sul movimento utilizzando una piattaforma digitale. Grazie. Allora, ringrazio Michele Scoletta per la domanda. Effettivamente non era scontato riuscire a creare un buon livello di partecipazione dovendo utilizzare una piattaforma digitale. È stata cura dell'artista e delle persone che hanno lavorato con l'artista la progettazione di un'esperienza che fosse disegnata appositamente per quel contesto. E poi c'era anche il problema di riuscire a creare un coinvolgimento motorio del proprio corpo davanti a uno schermo. E nonostante ciò è stata una sorpresa vedere come anche lo schermo di un computer può diventare un mezzo per stare insieme in un'atmosfera molto piacevole e molto coinvolgente. Tant'è vero che al termine di queste sessioni di attività molte delle persone, oltre a complimentarsi, dicevano anche che erano delle situazioni che lasciavano una buona sensazione addosso. E non... Ok, scusate, che questa è la regia. Ok, c'è una domanda dal pubblico di Laura, sì, Laura da Torino, che chiede chi erano i partecipanti. Allora, i partecipanti, vi ho già detto quanti erano circa poco più di 150 persone, però credo che uno degli aspetti più importanti fosse proprio la tipologia di partecipante che abbiamo deciso di coinvolgere, perché c'erano persone di ogni tipo, persone giovani, persone meno giovani. La nostra attenzione è stata quella di utilizzare l'occasione di questa importante collaborazione con Marinella Senatore per coinvolgere la comunità che si è formata nel corso degli anni intorno a Palazzo Strozzi. Quindi abbiamo deciso di rivolgere l'invito a partecipare a questi laboratori a quelle persone, a quei gruppi che già hanno, diciamo, una relazione con noi, con le nostre attività qui a Palazzo Strozzi, e che in un momento complicato come quello della pandemia non avevano avuto l'opportunità di visitare i nostri spazi, di partecipare alle nostre iniziative. Parlo di scuole, accademie, centri diurni, associazioni che lavorano con persone che hanno delle forme di fragilità, per esempio. Tante persone diverse
ma che alla fine erano in grado di stare insieme grazie al linguaggio della danza e all'attività progettata dall'artista. Ora, se non ci sono altre domande, io vi saluto, vi ringrazio e do la parola ad Arturo Galanzino. Cari amici di Allianz, spero abbiate apprezzato questa breve visita virtuale all'interno di Palazzo Strozzi e spero di poter avere l'onore e il piacere di accogliervi in presenza presto in una delle nostre prossime mostre. Vi saluto e do naturalmente la parola ancora una volta ad Emanuele Vizzini. Ringrazio il dottor Galanzino, direttore della Fondazione Palazzo Strozzi, per averci permesso una visita così qualificata e così dettagliata del palazzo e della sua storia. E naturalmente ancor più importante per me è il saluto agli ospiti che ci hanno accompagnato e seguito durante questa serata. Il gruppo Allianz dimostra ancora una volta di essere attento alle tematiche non solo assicurative e finanziarie, ma anche a quelle culturali, e questo è un intendimento che continuiamo a perseguire e continueremo a perseguire nel corso del tempo con tutte le modalità e le forme possibili. Io vi ringrazio ancora e vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Allianz Grand Tour, non prima di aver ceduto nuovamente la parola al dottor Scolletta per un saluto finale. Grazie. Anche per questa sera siamo giunti al termine. Abbiamo visto un luogo affascinante della cultura italiana, ricco di storia, ricco di partecipazione, che ha dato la possibilità a milioni di persone di poterne sperimentare la bellezza dal vivo. Allianz Global Investors ed il gruppo Allianz sono impegnati nel promuovere la cultura e la formazione, anche nel rispetto di uno degli obiettivi di sostenibilità dell'ONU. Ecco, a noi fa molto piacere poter condividere con i nostri clienti, clienti di Allianz Global Investors, del gruppo Allianz, quanto di bello abbiamo a disposizione nel nostro paese. Ricordo, Allianz Experience è una serie di attività messe a vostra disposizione, ma è anche un canale YouTube all'interno del quale troverete tutte le esperienze fatte finora, alle quali magari non avete avuto modo di poter partecipare nelle settimane e nei mesi passati. Vi invito ancora a rimanere connessi con il mondo Allianz attraverso il canale YouTube Allianz Experience, a rivolgervi agli agenti e agli agenti di Allianz e ai consulenti finanziari di Allianz Bank presenti su tutto il territorio nazionale per essere sempre informati di quello che Allianz mette a vostra disposizione. Un caro saluto a tutti ed arrivederci a presto.